se avete capito questa relazione qui, in effetti avete già in tasca il rapporto, diciamo, la parte, l'homework che dovete fare la prossima settimana. Quindi nella prossima settimana voi farete stratigrafie, piante, quindi per avere tutte le aree, e ovviamente calcolo delle trasmittanze per determinare ovviamente poi tutto, diciamo, tutte le dispersioni termiche della trasmissione. Ah, prego. Trasmittanze relativa al fisico ambiente o a tutto il... Allora, giustamente dice il vostro collega, ma per determinare tutte le quantità di energia che vanno fuori dal vostro edificio, ovviamente di cosa avete bisogno? Avete bisogno di tutte le pareti. Allora, per fortuna, di tipologie di parete ne avete 2, 3, 4, ne avete tantissime. Quindi che cosa potete fare? O fare i calcoli stanza per stanza, non mi conviene, oppure fare tutte le aree di pareti omogenee, sommarle, moltiplicarle per la trasmittanza e ottenete la stessa cosa. Se, diciamo, teoricamente un progettista è costretto a fare tra stanza per stanza, perché? Perché deve dimensionare i termosifoni. Voi non dovete, diciamo, progettare gli impianti, dovete soltanto determinare le dispersioni del moduli. Quindi dovete vedere tutte le pareti che hanno lo stesso materiale, determinare l'area, determinare la trasmittanza e fate il prodotto, basta. Ovviamente dovete fare tutte le aree omogenee, parete doppia, trasmittanza parete doppia, superficie 60 metri quadrati, trasmittanza 0,3, parete stretta 20 metri quadrati, diciamo trasmittanza, diciamo, molto più elevata, quindi che ne so, invece di 0,3, 0,6, quindi moltiplicate 0,7, e quindi avete tutte le trasmittanze di tutto il vostro edificio. Però dovete farlo tutto, dovete batterlo completamente, superfici verticali e superfici orizzontali. Quindi superfici orizzontali, quali sono quelle disperdenti? Il tetto e il pavimento. Allora, prima di riprendere la lezione, volevo dare un'informazione importante per le scuole che non verranno, diciamo quelle di Aprilia che hanno problemi eccetera, o qualche lezione che un ragazzo perde semplicemente perché è ammalato, è possibile certificarla attraverso i tutor. Quindi i tutor fanno, scaricano, diciamo, questo, ai suoi iTunes questa lezione e le lezioni che verranno, e certificano loro il fatto che il ragazzo ha seguito la lezione e ovviamente poi, diciamo, fatto il progetto, ma il progetto ovviamente viene fatto insieme al tutor, il tutor governa questo, diciamo, l'homework, quindi lo organizza in qualche modo, quindi dire ai ragazzi tu fai la stratigrafia, tu fai questo eccetera, poi si mette insieme, tutti devono capire tutto, quindi ognuno ha un compito operativo, quindi ovviamente è un team di lavoro, però, diciamo, poi i calcoli si fanno tutti insieme, cioè si prendono questi dati che ognuno ha preso e poi, diciamo, i calcoli si fanno tutti quanti insieme, in modo che tutti siano in grado di capire, diciamo, quello che è stato fatto. Va bene? Quindi questa è un'organizzazione che vi suggerisco, perché altrimenti se fate tutto in serie, tutte 10 persone fanno la, diciamo, le misure tutte 10 insieme, fanno le serie, non ne uscite. Allora, quindi la cosa migliore è fare dei team, diciamo, un gruppo di lavoro che fa questo. Ovviamente laddove non siamo noi, non possiamo noi certificare la presenza in aula del ragazzo, o lo certifica il tutor oppure il credito non viene rilasciato. Questo è fondamentale, sia se tutta l'aula, diciamo, in qualche modo non potete venire una lezione, tutta l'aula, diciamo, se la segue in streaming, oppure se anche una persona che non è potuto venire, anche quella dovrà essere certificata dal tutor. Tutto chiaro? Allora, ritorniamo a noi. Allora, vedete che la normativa 6946 vi dà questi valori, vedete, io vi avevo detto, diciamo, le alfa possono cambiare, questa è l'alfa normale, diciamo, di parete, diciamo, di flusso, attenzione, è il flusso a essere orizzontale, non la parete, leggete sopra, direzione del flusso termico, quindi è chiaro che se la parete è orizzontale, come il flusso? In questa direzione, è orizzontale, giusto? Prego. Una cosa che mi dei calcoli, no? Quando riguarda le superfici, quando sì, ci sono più livelli, cioè noi dobbiamo calcolare le superfici che hanno un contatto con l'esterno. Solo le superfici disperdenti verso l'esterno. Quindi dobbiamo eliminare l'interpiano. L'interpiano lo eliminate e poi vedete che rientra per la finestra sui ponti termici. Poi vedremo come. Quindi, diciamo, gli interpiani, non c'è flusso tra il piano di sotto e il piano di sopra. Perché? Perché sono tutti e due a 20 gradi. Quindi laddove ci sta 20 gradi interno, 20 gradi sopra, non c'è flusso. Quindi le uniche pareti disperdenti sono quelle esterne. Va bene? Per questo avevo detto che bisogna calcolare le superfici esterne. Allora,
flusso termico orizzontale, 0,13 vedete, 0,04 praticamente sono quei rapporti di cui avevo parlato prima, guardate che sono leggermente diversi, stiamo parlando del flusso ascendente, ascendente vuol dire così, no? Verso sopra il tetto, oppure, quindi sia l'interno sia l'esterno, vedete sono leggermente, diciamo l'interno è leggermente diverso, l'esterno più o meno è simile, anche se sarebbe diciamo il rigore un po' diciamo, diverso, e il discendente, diciamo lo stesso, diciamo cambiano questi valori rispetto all'altro. Ovviamente diciamo, si potrebbe anche disquisire su perché diciamo, l'ascendente è più piccolo dell'orizzontale, più piccolo del discendente, ma questo lo chiederò a uno di voi, a Campione, mentre giro sui posti. Diciamo, se avete capito il meccanismo convettivo dovreste anche capire perché diciamo, cambiano questi valori. Allora, questo ovviamente è diciamo, solo una serie di calcoli che vi ho lasciato, queste sono tutte quante le norme, quindi tutti i valori delle resistenze che potete trovare, quindi parte li troverete qua sopra, se non trovate su quest'abaco quel materiale andate su internet, si trovano tutti i materiali diciamo, oppure diciamo, se non lo trovate neanche su internet contattateci, quindi mandate una richiesta su posta elettronica, sempre Roberta Vinci Guerra, fate una richiesta o telefonica anche, e noi vi rispondiamo e vi diamo il valore di quella trasmittanza che non riuscite a trovare. Ultimo aspetto, ci sono una serie di esercizi. Allora, ovviamente su un foglio di calcolo lo potete fare anche voi su Excel se volete. Noi vi abbiamo diciamo, messo sulla pennetta il Docet, che è il programma dell'Enea, diciamo, che mette a disposizione l'Enea. Però anche se volete potete come strumento operativo potete fare un foglio di calcolo e fornirlo tra le tante cose cioè aggiuntive che vengono, che possono essere fatte da voi, quindi tranquillamente anche questo può essere valutato. E su questo foglio vedete ci sono gli spessori, ci sono le lambda e ovviamente ci sono le temperature, quindi potete ricavare attraverso questo foglio di calcolo facendo le somme sul foglio di calcolo Excel, per chi è bravo in informatica, se c'è qualche ITIS informatica queste cose ovviamente le fa e farlo velocemente, si può calcolare diciamo, questa trasmittanza diciamo, complessiva. Io vi suggerisco di fare o di utilizzare il Docet o di utilizzare un foglio di calcolo Excel. Avete entrambe le cose, diciamo, se volete diciamo, vi mandiamo, l'abbiamo messo nel materiale il foglio di calcolo Excel. Non ricordo se c'è, lo mandiamo. Allora, se non lo abbiamo messo ve lo mettiamo adesso, in modo che diciamo, lo trovate già fatto, le formule sono già caricate sopra. Vi suggerisco di fare questo, ma di almeno una parete fatela a mano. Io faccio sempre fare, ragazzi vanno benissimo la calcolatrice, va benissimo tutto quello che volete in termini di progetto di calcolo, però per capire bene le cose una volta su una parete va fatta a mano, così capite bene quanto pesa ciascun elemento, quanto pesa la parte, diciamo, se si fanno i calcoli a mano le cose sono molto molto più chiare, quindi il consiglio che vi do è un calcolo fatto. Poi se fa tutto a mano non ce la fate neanche una settimana, quindi non vi copio. Allora, qui sono una serie di esercizi su cui vi potete tranquillamente esercitare per vedere, vabbè, questa è una parete tipo, vedete, questo è un solaio, e quindi ovviamente è fortemente isolato, vedete c'è questo bello stato isolante, e quindi diciamo vi potete misurare su queste prima ancora di fare il posto. E per esercitarvi. E abbiamo visto i componenti. Opachi. Bene. Componenti. Come trasparenti, gli infissi. Allora qui vi ho riportato, vedete ragazzi, una serie di, diciamo, questo è un vecchio infisso, tecnologia tradizionale, singolo vetro, legno, a me tra l'altro è un legno, neanche un legno duro, ha una singola battuta pure, quindi tecnologia proprio, questi sono diciamo, gli infissi degli anni 50-60. Questo è un vetro invece già di nuova generazione, questo è un infisso a taglio termico si chiama, voi non riuscite a vedere perché si chiama a taglio termico, io vi ho portato una sezione proprio per farvi capire perché si chiama così lì, con doppio vetro, ovviamente potete avere anche il triplo vetro, potete avere anche altre tecnologie che adesso vi farò vedere. Allora quindi guardiamo un attimo le tecnologie dei vetri. Allora innanzitutto il vetro non è un materiale isolante, però mi serve, perché mi serve? Perché ho bisogno, se io metto tutto materiale opaco, tutto materiale isolante, che succede? Non c'è luce. Diciamo, non disperdo energia termica dalle pareti e poi la perdo di illuminazione, quindi ovviamente la fesseria. E
quindi devo mantenere, diciamo, per una serie di motivi, non solo per la luce, ma anche, diciamo, per arreggiare, per una serie di motivi. Ovviamente la luce naturale è diversa da quella artificiale, quindi ci sono tutta un'altra serie, diciamo, di aspetti che bisogna trattare. Però anche dal punto di vista energetico il vetro serve. E allora, diciamo, serve anche perché mi garantisce anche degli apporti gratuiti. Quindi quando l'esposizione alla parete è favorevole, addirittura il vetro, in funzione del radiatore, mi porta energia all'interno, mi porta energia solare, mi porta degli apporti gratuiti, che non devo ovviamente dare in termini di energie fossili. Quindi, diciamo, sono apporti che non pago, perché sono gratuiti, quindi dal sole, e quindi sono ovviamente da questo punto di vista, diciamo, auspicabili. Il, diciamo, il vetro però, vi dicevo, non è un materiale isolante, quindi ha una conducibilità non particolarmente conducosa. E allora che cosa faccio? Invece di mettere soltanto il vetro, che tra l'altro è molto poco spesso, quindi spessore piccolo, conducibilità elevata, diciamo, elevata, che vuol dire resistenza, la schifezza, scusate la parola, la mia parola, la schifezza di resistenza, giusto? Allora che cosa devo fare? Che devo fare? Devo in qualche modo isolare, ma non posso isolare così. Se ci metto questo qua vicino non vedo più niente. Allora che cosa faccio? Utilizzo l'aria come isolante. Quindi il doppio vetro. E perché il doppio vetro? Perché, cioè, ma l'aria già ci sta all'interno e sta all'esterno. Perché devo mettere l'aria all'interno del vetro? Perché la tiene ferma. Isolante. Bravo. Perché la tiene ferma. E quando la tengo ferma, che cosa succede? Non si innesca? Non si innesca la convezione, quindi funziona soltanto il meccanismo conduttivo. E dal punto di vista conduttivo l'aria è un ottimo isolante, bene, 0,025 watt per metro Kelvin, bassissimo, diciamo. Quindi assolutamente è un materiale che va bene come isolante. Qual è il problema? Che non posso fare uno spessore di vetro così grande. Perché? Perché se lo faccio così grande, che succede? Comincia a circolare di nuovo all'interno della tercapedine. No, sarebbe convezione, giusto? E quindi devo farlo stretto, perché altrimenti si innesca il meccanismo convettivo. E quindi vedete che avete un 3, per esempio, 6-3, 3-8-3, 3, diciamo, 3, 4, 12-4 e così via, non andate quasi mai al di sopra del centimetro, centimetro qualcosa, perché al di sopra del centimetro, abbiamo detto, c'è l'indisco la convenzione. E se voglio migliorare ancora, se devo farlo ancora più isolante, che cosa posso fare? Posso fare un altro, un terzo vetro, un triplo vetro. Va bene? Allora, e questa è una modalità: vetro base, vetro camera, vetro base, vetro camera, vetro intercapelli. E questa è una tecnologia, diciamo, che posso utilizzare sul vetro. Attenzione, posso fare di meglio. Che cosa? Ma se io invece dell'aria, bravo, che abbiamo detto conducibilità termica 0, vedete, 0,25, vi ho detto, sta qui la conducibilità in questa tabella, metto un altro gas che ha una conducibilità ancora più bassa, argon, diciamo, esafluoruro di zolfo, krypton, che ha conducibilità, diciamo, dell'ordine 0.0168, 0.0127, 0.009, a parità di spessore, riduco ancora di più la conducibilità, diciamo, di quel materiale. E quindi devo mettere, fare un vetrocamera impermeabile, in cui ovviamente questo gas non può uscire, e quindi ovviamente queste sono tecnologie che vengono utilizzate e che sono estremamente efficienti, soprattutto in climi molto rigidi. Bene? Quindi se voi avete, diciamo, se state a Pantelleria, ma mettete un singolo vetro, se già state in classe B o in classe C dovete anche passare al doppio o addirittura al triplo vetro. Se non ce la fate neanche al triplo vetro per mantenere delle, diciamo, le trasmittanze di legge, passate al gas che sta, diciamo, con conducibilità ancora più bassa. Bene? A bassa conducibilità. E se non ce la fate neanche con questo, che fate? Potete fare ancora di meglio. Vetro basse emissivi. Cioè agite non solo sulla convezione, agite anche sull'irraggiamento. I vetri bassi, perché noi abbiamo, vi ricordate cosa vi ho detto? Attenzione, la H interna e esterna sono in parallelo due meccanismi. Vi ricordate? C'è la convezione e il irraggiamento che agiscono in parallelo. Se io, vi ricordate la legge, sono passato molto velocemente, la legge di Stefan Boltzmann, vi ho detto che la potenza termica era uguale all'aria per la epsilon per la sigma per t elevata alla quarta potenza. Bene? Allora la epsilon, che è l'emissività, ti riduce la quantità di coenergia che viene emessa dalla superficie a valori molto molto bassi. Quindi se io vedo che faccio un vetro basso emissivo, a parità di temperatura emetterà molto meno di un vetro invece che ha un'emissività molto alta.
Quindi se io metto due materiali che hanno una viscosità diversa e alla stessa temperatura, uno lo vedo a temperatura diversa dall'altra, non perché abbiano due temperature diverse, ma perché hanno una viscosità diversa. Quindi attenzione, la termocamera è, non è un meccanismo di misura della temperatura, è un misura della radiazione. E quindi io posso vedere se un vetro è basso emissivo o non, puntando la termocamera, perché lo vedo più freddo rispetto a un vetro, cioè a un vetro non basso emissivo, semplicemente perché emette di meno. Va bene? E quindi lo vedo subito, cioè, puntando la termocamera all'interno. E anche questa è una tecnologia che può essere utilizzata. Ora, ovviamente voi non fate i progettisti, giusto per farvi capire che possono, anche sull'infisso, posso mettere in campo una serie di, ovviamente, di meccanismi che mi fanno consumare di meno. Ora il problema, ricordiamoci che l'infisso è un progetto molto semplice, quindi vabbè, ma l'infisso che tecnologia c'è? Vedete che tecnologia che c'è nell'infisso? E non solo nel vetro, ma anche, e qui non vi ho neanche detto tutto, perché i vetri ce ne sono, vetri selettivi, vetri a bassi emissivi, ci sono i vetri a specchio, vetri con la, ce ne sono, cioè, ma c'è di tutto di più, quindi stiamo soltanto sfiorando il problema. Ma oltre, diciamo, al problema vetro, vedete che l'infisso c'è anche un telaio. E il telaio a volte, essendo fatto in metallo, metallo ricordiamoci è un materiale conduttore, e quindi che facciamo? Spezziamo il telaio, vedete con queste due barrette, non so se riesco a vedere, questa barretta qua, che è un materiale, diciamo, epossidico, è un materiale plastico, che divide le due parti metalliche esterne all'interno, cioè come se lo disaccoppiassi, se lo tagliassi, diciamo, in sezione. E le due parti di metallo sono giuntate tra di loro attraverso queste barrette. E quindi questo si chiama taglio termico, perché taglia sostanzialmente il flusso dal lato esterno al lato interno. E quindi, diciamo, crea una resistenza aggiuntiva al passaggio di calore. Quindi questi sono i vetri a taglio termico, diciamo, gli infissi a taglio termico. Ovviamente in fissa tra le ci sono diverse tipologie, potete anche avere non più, da oggi per esempio ci esistono gli infissi a basso costo che non sono di alluminio, per esempio sono quelli PVC che hanno già di per sé un valore, diciamo, di conduttività più bassa, perché le plastiche hanno conduttività più bassa, però sono anche meno, diciamo, quindi resistenti e stabili nel tempo, ovviamente le plastiche rispetto all'alluminio, quindi hanno altri svantaggi. E ovviamente qui vi ho fatto vedere un po' queste tecnologie del, diciamo, del taglio termico. Ora, anche di questi infissi, dovete, così come fate i componenti opachi, dovete valutare anche la parte della trasmittanza dei componenti vetrati. E qui cosa avete? Allora ragazzi, avete, diciamo, che cos'è secondo voi vetro e infisso? Come stanno tra di loro come meccanismi? In serio o in parallelo? Parallelo. Perché, diciamo, che è in parallelo, ragazzi. Cioè, ho la superficie del vetro con la sua aria. E poi c'ho quest'altro, diciamo, telaio con la sua aria, cioè il flusso passa qua e passa qua, quando è, cioè se il flusso quando passa attraverso prima un posto poi l'altro, il meccanismo è in serie, quando invece attraverso una parte attraversa qua, una parte qua è in parallelo, trovate? Ok. Allora, ovviamente se è in parallelo voi avete la somma, non avete più non si sommano più le resistenze, avete la somma delle trasmittanze, quindi avete quest'area del vetro G passa per glass, va bene? Vedi? U del vetro più l'area dell'infisso, del framework, no? Più per la trasmittanza dell'infisso, più un altro termine, sostanzialmente questo termine è il cosiddetto ponte termico. E qui ci avviciniamo a un altro problema molto grande che, diciamo, chiude la lezione di oggi, quello dei ponti. Allora, attenzione, perché tutto questo lo trovate tabellato e ovviamente ancora una volta vedete, diciamo, potete vedere i meccanismi quando sono in serie o quando sono in parallelo, riuscite a vedere, questo è il vetro, no? Il singolo vetro, resistenza interna, resistenza del vetro, resistenza dell'aria, resistenza dell'altro vetro, resistenza esterna. Ovviamente qui vedete c'è invece un meccanismo in serie. Quindi attenzione a distinguere la serie dal parallelo, che sennò Allora, queste sono le trasmittenze dei vetri, quindi trovate tutto quanto tabellato. Vedo, supponiamo, trovate vetro normale, emissività normale che è 0,89, dimensioni 464 in aria, avete, diciamo, ovviamente queste trasmittenze 3,3, va bene? 3,3, non 0,3. Quindi vedete come c'è un salto dal punto di vista, diciamo, di un ordine di grandezza, attenzione. Ovviamente se volete diminuire questa trasmittenza dovete andare
dovete migliorare le cose, diciamo, man mano, quindi passare un altro vetro, passare all'argo, passare ad altre cose, ad altre tecnologie. Ultimo pezzo. Problema dei ponti termici. Allora, la legge di Fourier e tutti i ragionamenti che abbiamo fatto fino adesso sono rigorosamente monodimensionali. Che vuol dire monodimensionali? In un'unica direzione, va bene? Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che il flusso che noi abbiamo immaginato è un flusso che è ortogonale, cioè perpendicolare a questa superficie. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io vado a misurare la temperatura lungo questa struttura, trovo un'unica temperatura qua, un'unica temperatura qua in questo, diciamo, su questa sezione, un'altra temperatura qua e così via, come se fossero tante piastre tutte quante a temperature diverse, e il flusso le attraversa ortogonalmente. Quindi esiste un'unica dimensione, questa qui, va bene? Tant'è vero che voi prendete solo questo spessore, non altri. Lo spessore è, diciamo, trasversale alla parete, giusto? Bene. E poi moltiplicate per l'area perché è tutto uguale, cioè ho un metro, ho 10 metri, ho 100 metri, moltiplicate per, diciamo, per l'area, perché è tutto uguale, è monodimensionale, alta. Ma è vero che il flusso è sempre monodimensionale all'interno del vostro edificio? Allora, una piastra piana e indefinita è una piastra monodimensionale. Ma nell'edificio, man mano che vi avvicinate allo spigolo, l'area non è più monodimensionale. E c'è una curva. E quindi che cosa succede? C'è una distorsione del profilo di velocità. Attenzione, dobbiamo trattare anche questo problema. Come si tratta? Ci sono due modi. Uno è un modo semplificato, cioè una maggiorazione percentuale, ed è quella che io vi faccio fare. Cioè mettete una, moltiplicato tutto, diciamo, questa trasmittanza, moltiplicate, mettete il 10% in più, 15% in più, in funzione del tipo di stratigrafia. Un altro è un metodo dettagliato, che è quello che vi spiego, ma che non farete, a meno che, diciamo, dico io e i miei studenti, non volete la lode. Diciamo, se volete la lode, allora, diciamo, uno deve fare questa cosa. Ovviamente tutti qua forse vogliono la lode, e quindi probabilmente qualcuno potrebbe essere tentato di fare. Ma, ripeto, non è fondamentale ai fini della diagnosi del dolore. Quindi potete tranquillamente, diciamo, spingere su altri aspetti, la vostra scelta. Potete spingere su una misura, potete spingere sull'aspetto informatico, potete spingere sull'aspetto metodologico. Sono, ognuno ha dei, ogni fase ha dei punteggi. Chiaro che se uno utilizza una metodologia più sofisticata prende il massimo su, quella, su quell'aspetto. Chiaro? Se uno sbaglia i calcoli prende il minimo su quell'aspetto, si capisce? Giusto? Allora, il ponte termico che cos'è? Allora io vi ho fatto vedere i miei allievi dicono che sono indistruttibili, in realtà mi stanco anche dopo 4 ore di lezione, è dura. I ponti termici si intendono quelle zone in cui ci sono queste disomogeneità. Allora guardiamo un edificio, lo scheletro dell'edificio. L'edificio è fatto di una parte portante, i pilastri e i solai che sono in cemento armato, e una parte invece che sono i muri di tombaglio, i muri, diciamo, che vanno a chiudere l'edificio, e che sono invece dei materiali, ovviamente, diciamo, che hanno una concentrazione molto più bassa. Allora cosa succede? Succede che quando ovviamente vado a guardare questa struttura dal punto di vista, diciamo, con la termocamera, se vedo tutto quanto alla stessa temperatura, vuol dire che evidentemente c'è, diciamo, il flusso monodimensionale. Nel momento in cui c'è uno spigolo, guardate che cosa succede, vedete, diciamo, come cambiano le temperature, diciamo, allora vuol dire che probabilmente i gradienti di temperatura cominciano a diventare diversi, per due motivi sostanzialmente possono diventare diversi: o il ponte termico è c'è un cambiamento di forma, quindi il flusso qua va in questa direzione, qua va in questa, e chiaro che qua non è né questo né questo, va in tutte le direzioni, giusto? E quindi perde di monodimensionalità per il cambiamento di forma. Quindi sono, ovviamente, ponti termici di forma. Oppure che cosa c'ho? C'ho quelle strutture che vi ho fatto vedere dentro. Qua c'ho la muratura con il fronte, qua c'ho il pilastro, qua c'ho l'altra muratura. È chiaro che qua il flusso ha un valore, qua un altro, e qua che cosa succede, ragazzi? Succede come, diciamo, quando si va, diciamo, quando
ovviamente si vedono, diciamo c'è una persona che vanno uno vicino all'altra, se da un cancello si entra più facilmente, che fanno le persone? Si buttano, giusto? E quindi ovviamente da qua si esce più facilmente, che fa il flusso? Si butta. Da qua e da qua. E quindi ovviamente si distorcono le linee di flusso. È chiaro? Perché diciamo, il calore cerca diciamo, di fluire nel punto in cui ha meno resistenza. E quindi perdita di monodimensionalità su questo lato. Questi aspetti sono valutati alla norma perché c'è una maggiorazione del flusso in queste zone. E quindi dovete calcolare, perché se valutate soltanto le trasmittanze monodimensionali di tutti i pezzi e non valutate quello che viene dagli spigoli, dai pilastri, eccetera, sottostimate del 10, 15, anche 30, anche 40% il flusso. Ovviamente io qui vi ho fatto un esempio, quindi trovate dei calcoli, su un villino che è diciamo, un solo piano, in cui vi ho fatto i calcoli, e diciamo, sono 50 metri quadrati, 60 metri quadrati, e però essendo un villino e diciamo, avendo un solo piano ci sono tantissimi ponti termici e quindi c'è il 40% di maggiorazione se andate a fare i calcoli. Allora questa situazione, come la norma combina una metodologia molto sofisticata accanto a quella della maggiorazione percentuale, ve la faccio solo vedere e eventualmente se volete praticarla poi magari vi potete anche mandare delle mail o sentirsi telefonicamente, perché non faccio in tempo a entrare diciamo, in modo molto analitico su questa cosa. Voi misurate, abbiamo detto, le due aree, e quindi per fare la trasmittanza delle due pareti io basta che faccio area con 1, area con 2, e fin qua ovviamente non ho problemi diciamo, da questo punto di vista. Area con 1, area con 2, le due trasmittanze. Ora il problema è la quantità di energia che se ne va nello spigolo. Ma che cosa fa? Che ha fatto il normatore, ha detto ma è come se fosse un flusso lungo uno spigolo, lungo una lunghezza. Allora che cosa ha fatto? Ha introdotto il concetto di trasmittanza lineica. Quindi voi misurate la lunghezza dello spigolo, quanto sono 3 metri uno spigolo? Bene, allora su quella lunghezza andate a vedere, quindi moltiplicate la lunghezza per il tipo di ponte termico e il pilastro c'ha un suo valore. È uno spigolo, c'è un altro figlio, e così via. Quindi ogni tipologia di ponte termico viene classificata e voi potete aggiungere alle trasmittanze che già avete sulle due pareti, quelle interne e quest'altra, questa parete qui e quest'altra, potete aggiungere tutti i ponti termici che volete, tutti quelli che avete all'interno dell'edificio, ed eccoli qua. Quindi ovviamente avrete una formula di questo tipo. Queste sono tutte le tipologie di ponti termici, le ho messe tutte, probabilmente diciamo, non so se questo si poteva fare, però ve le ho messe lo stesso. E dove sta? Qui c'è l'esempio di calcolo, va bene? Quindi trovate un calcolo con tutte le diciamo, IV sta per R sta per corner, cioè C sta per corner d'angolo, R sta per corpo termico di soffitto, sono tutte le tipologie, il numero, perché ce ne sono tante di quel tipo. E quindi io ho identificato qui il tipo di ponte termico e ovviamente voi potete determinare tutte le trasmittanze. Invece per fare il calcolo semplificato è semplicemente questo. Con questo penso che più o meno quasi possiamo terminare. Vedete, qui ho tutte le diverse strutture con una maggiore riduzione percentuale. Quindi l'alternativa nella valutazione del ponte termico è quello di andare a verificare questo valore percentuale. E ragazzi, con questo vi lascio.